Mentre tutti dormono, solo un uomo cammina per le strade. È un uomo in frac. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac. E questa è una delle canzoni più belle, più struggenti di Domenico Modugno, l'uomo in frac, che era una persona reale. Si chiamava Raimondo Lanza Branciforte, principe di Trabia. E racconta Domenico Modugno, con questo accento di grande poesia, il suicidio dell'uomo in frac, che si butta appunto nel fiume. E si vede solo questo fiore che galleggia. Bene, forse la storia non è andata a così. L'uomo in frac, il principe di Trabia, non si è suicidato. Almeno così oggi ci raccontano Raimonda Lanza di Trabia e Ottavia Casagrande, che hanno scritto proprio questo libro che vuole intanto raccontarlo, l'uomo in frac, e poi direi dire che forse non è andata così, è vero? Esatto, beh, innanzitutto vuole raccontare la vita di Raimondo, che è stata straordinaria di per sé, a prescindere dalla morte. E poi diciamo che la versione ufficiale ha sempre parlato di suicidio, però è sempre apparso un po' sospetto, nel senso che Raimondo amava la vita e ne era ampiamente ricambiato. E quindi aveva ragione di fare quel gesto, ragione. Dite voi. Esatto. E voi lo conoscete bene, anche se indirettamente, il principe di Trabia, l'uomo in frac. Beh, guardi, mio padre è morto 2 mesi prima che io nascessi. Perfetto. Per cui io non l'ho mai conosciuto. Per questo io ho detto indirettamente. Esatto. Esattamente. Questo libro è nato perché dopo tantissimi anni abbiamo trovato, grazie a questa piccola chiave, questo anello che io porto al dito, che era di Raimondo, abbiamo trovato una valigia piena di lettere, di documenti, di lettere dal 1903 al 1954, che ci hanno aperto un mondo di cui non conoscevamo, e uniti a una ricerca che abbiamo fatto agli archivi americani a Washington, abbiamo potuto scovare che cosa lui aveva fatto durante la guerra, durante la liberazione. Quindi l'insieme delle due cose ci hanno permesso di avere un quadro del personaggio che non avevamo. Quindi lei, figlia di Raimondo, con sua figlia, nipote, avete deciso di scrivere la storia di questo personaggio, diciamo così, estremamente eclettico. Lo tratteggiamo, stravagante, diciamo? Sopra le righe, era irregolare, imprevedibile. D'Annunziano, potremmo dire, già ci avviciniamo. D'Annunziano forse, però sì, forse, per la vitalità, per l'energia, per lo sguardo verso il futuro, per l'intraprendenza, sì, direi di sì. D'Annunziano ha un lato più decadente che forse Raimondo non aveva, era più vitale secondo me, per questo il suicidio pareva, è sempre parso strano. E poi era il suo senso di giustizia che abbiamo scovato tra le righe, tra le lettere, tra i documenti. Il suo senso di giustizia corrispondeva al suo essere un vero gentiluomo e si metteva lui in prima linea. Lui l'hanno tacciato negli anni passati come un doppio giochista. Io non penso fosse un doppio giochista, penso che doppio fosse... Doppio giochista perché prima perché... fascista e poi sostenitore dei partigiani. Ecco, sì. Lui era io direi espia che era... Espia per gli americani. Espia anche. Per gli americani. Io direi che lui era trasversale. Quando ha fatto la guerra di Spagna,
Lui era per sé. Era per sé, sopra ogni partito, non aveva peraltro mai avuto la tessera fascista ed è partito come un viaggio iniziatico che ha fatto come un easy rider dell'epoca quando è andato in guerra di Spagna. Io vorrei anche toccare un altro argomento, era uno che si faceva piacere, vedo qui Amato e Daciano. Susanna Agnelli, Rita Hayworth ha sposato Olga Villi naturalmente, quindi la nonna. So, piaceva, Sì, aveva successo con le donne. Era bello, charmoso. E molto, molto dolce, penso. Dalle foto, una delle cose che abbiamo scoperto guardando le foto è che lui aveva un modo particolare di guardare le donne, che secondo me le faceva... No, voi avete sempre saputo che l'uomo in fracca era lui, quello della canzone quello di Momugno. Abbiamo sempre saputo ed è stata la mia ninna nanna quando ero piccola. In mancanza di papà c'era la ninna nanna. Quindi alla fine che cosa dobbiamo dire? L'uomo in fracca era un uomo in carne ed ossa, ha vissuto intensamente le sue passioni, la sua vita all'inizio del Novecento, negli anni più... diciamo importanti del Novecento, e che ricordo vi lascia e lascia? A noi ha dato lo spunto per scrivere questo libro insieme, che è stato un bellissimo viaggio di scoperta della nostra famiglia, delle nostre radici, ed è stata una cosa che abbiamo fatto insieme collaborando, che per una madre e una figlia è stato molto divertente. E poi è stato farlo rivivere, cioè toglierlo dall'oblio E riportarlo alla vita. Questa è stata una cosa veramente importante. E in fondo conoscerlo importante. Un po', arrivare a conoscerlo è stata una scoperta. Benissimo, allora grazie a Ottavia Casagrande, grazie a Raimonda Lanza di Trebia per essere state con noi. Uno Mattina adesso va avanti, Duilio Giammaria è con noi.